Envision, magazine di informazione e cultura, perché saperne di più non è mai abbastanza. Il barbiere di Siviglia di Gioacchino Rossini nella splendida cornice del Teatro Persiani di Recanati ad aprire il concerto che, magistralmente diretto dal maestro Maurizio Billi, ha incantato il numeroso pubblico presente in sala in occasione della chiusura delle celebrazioni per il bicentenario dell'infinito. La serata, presentata da Antonio Bernardelli, ha visto sul palco l'orchestra dell'Istituzione Sinfonica Abruzzese, la violinista Olga Zakharova, il soprano Federica Caseti Balucani e il tenore Aldo Caputo. Permettetemi dei ringraziamenti doverosi al sindaco di Recanati Antonio Bravi, alla presidente del Centro Nazionale di Studi Leopardiani Fabio Corvatta, alla contessa Olimpia Leopardi, discendente della famiglia Leopardi. Per loro il saluto del teatro. Di bella musica con brani del repertorio classico, lirico, sinfonico e romantico e con le indimenticabili melodie del maestro Ennio Morricone. C'era modo migliore per concludere questo giro di appuntamenti per ricordare e celebrare i 200 anni della composizione dell'Infinito, un percorso partito tanto tempo fa. Era esattamente il 2018, insieme alla contessa Olimpia Leopardi, stavamo ragionando di quali potessero essere i programmi importanti per il centro studi, a lei venne quest'idea di proporre al Ministero la costituzione di un comitato nazionale. Oggi possiamo dire che concludiamo in bellezza con una serie di risultati positivi riconosciuti anche dal Ministero. Particolarmente intenso ed apprezzato l'Infinito tradotto in musica dal maestro Billi, che in occasione del concerto recanatese ha, in prima esecuzione assoluta, offerto al pubblico un inedito per tenore e pianoforte in una versione orchestrale. Abbiamo messo insieme anche questo inedito che il maestro ha voluto regalare alla città, perché lui ha arrangiato per orchestra questa che era stato realizzato precedentemente per musicare l'Infinito, e quindi è stato molto bello e è stato il giusto omaggio a questo appuntamento.
dire che questa pagina di Castelnuovo Tedesco, che è degli anni 20, nella versione pianoforte, voce, tenore o soprano, è una pagina molto interessante e con l'orchestra credo che abbia reso giustizia anche a un testo di questo livello poetico. Ho pensato più volte a cercare di tradurre con un'orchestrazione delicata il concetto di infinito, che ha proprio per chiusura di questo brano l'accordo perfetto di Do maggiore in un pianissimo etereo e definito. E quindi spero di aver reso giustizia a un testo così importante. La dedica che è stata fatta proprio con un'orchestrazione che ho pensato appositamente per questo evento dà ragione nel credere che appunto la musica è così trasversale nelle emozioni, cioè musica, poesia, arte sono le cose più importanti poi alla fine per comunicare amore, affetto e solidarietà. Sono stato felice di tornare in questo posto meraviglioso e la musica ha riempito gli spazi più importanti dell'emozione che sono iniziati questa mattina quando abbiamo anche visitato i luoghi sacri, io li definisco, del sommo poeta Giacomo Leopardi. E quindi questa è stata una conclusione bellissima. Un concerto, quello al Persiani, che ha rappresentato la degna chiusura di un lungo percorso dalla grande valenza culturale. Il teatro è sempre una bellissima cornice, credo la più adatta per chiudere questa celebrazione del bicentenario della composizione dell'infinito. Anche se i tempi si sono un po' allungati per la pandemia, però sono state messe in piedi tantissime iniziative di grande livello, di altissimo valore e credo che siano adeguate a quello che la figura di Giacomo Leopardi merita. Sono stati 4 anni e mezzo veramente intensi di tanti eventi culturali. Ricordiamo che c'è stato anche il Presidente della Repubblica Mattarella e il Ministro dei Beni Culturali Franceschini all'inaugurazione del Colle. Quindi abbiamo iniziato proprio sul Colle dell'Infinito con le massime autorità dello Stato. E questo concerto poi è stata una serata fantastica con tantissime persone venute anche fuori della nostra città. Quindi questo dimostra come il bicentenario dell'infinito sia stato un'occasione per tutta la regione Marche di festeggiare il suo poeta. È stata veramente la cosa più bella questa partecipazione calorosa del pubblico che ha gradito, ha partecipato anche intensamente a tutte quelle offerte che si sono state fatte durante lo spettacolo. Da domani? Da domani incominciano altri appuntamenti perché nelle prossime settimane presenteremo questa pubblicazione delle 100 traduzioni dell'infinito, a testimonianza di come questi anni sono stati utilizzati per diffondere l'opera di Leopardi. E poi stiamo lavorando a questo grande progetto della Biblioteca Digitale Leopardiana che è arrivata alla sua ultima fase e quindi dovremo concludere in un tempo non lunghissimo e poi chissà se non ci inventiamo qualche altro anniversario. Envision, magazine di informazione e cultura, perché saperne di più non è mai abbastanza.